speriamo che può tornare. Magari mi facessero un regalo per Natale, fosse più bello regalo. Lo distrugge di più perché lui è molto fragile. Aiutatemi, io sono una mamma, sono preoccupata per lui. Lui non percepisce il pericolo. Si è trovato in questa brutta situazione, non sa nemmeno lui come si è trovato. Devono far ritornare a casa mio figlio, perché mio figlio là in quell'ambiente non può restare. Lui è un ragazzo molto fragile. Fatelo ritornare a casa, che con l'amore dei suoi genitori, del fratello, potremo recuperarlo. Mio fratello si trova a Secondigliano, detenuto dal 1° settembre, 3 anni di condanna. È un reato che risale a ben 13 anni fa. Quando è entrato in carcere già non stava bene. Vede allucinazione, vede Chaclo Bandan, vede che lui è un carabiniere, vede tutto, cioè vive in un mondo tutto suo. Perché non fanno questa decisione? Figlio, mi mandano a casa, me la vedo io, viene il psicologo a casa, facciamo il percorso a casa. Perché un ragazzo è come un bambino, mio figlio, è diventato come un bambino, identico a un bambino. Molto ingenua e molto buona, non è una persona, per come viene descritta, che ha fatto molestie. Il mio fratello anche da piccolo aveva a scuola, aveva il sostegno, perché giustamente non riuscendo a capire ciò che gli dicevano, c'era una persona che gli dava modo di parlare e di aprirsi con gli altri. L'ho visto dopo 2 mesi perché lui ha rifiutato vari colloqui sia con me che con l'avvocato, molto molto spento, una persona che già aveva i suoi problemi, quindi questi problemi si sono andati a moltiplicare. E mio figlio stava per salutare il fratello su una pacca sulla schiena, vedi fratelli come stai? E lui ha detto io mi fai male, allora noi avevamo pensato che ci avevano fatto il vaccino. Infatti ho fatto no, non me l'hanno fatto, ha detto mio figlio, che poi mio figlio gli ha scoperto la maglietta ed ha visto altri lividi dall'altra parte. E poi io gli ho scoperto il ginocchio, gli ho trovato anche un livido sotto al ginocchio, aveva un po' il ginocchio gonfio. E i lividi che ha, mi sono sospetti, perché non può un ragazzo farci così a pugni da solo, che poi lui me l'ha detto anche, che lo picchiano. Questa cosa me l'ha detto proprio lui, me l'ha detto, mamma mi buttano a terra e mi picchiano. Però lui non è in grado di intendere di volere. Lui però, non so se nella sua mente, non so, però lui comunque ha sti lividi. Che poi lui, lo stesso mi ha detto che prima non è potuto scendere perché aveva molti lividi. Ma non so se nella sua mente che ci fa questo, però i lividi io li ho visti. E chi ce lo dice a noi che in questi 2 mesi il ragazzo veramente l'avevano picchiato per non farmelo vedere perché succedeva il terremoto? E non mi hanno fatto fare nemmeno la videochiamata in quel periodo. Dicevano che mio figlio rifiutava, che poi è impossibile questa cosa. Non voglio mettere proprio 100%, però ho un sospetto. Molto allucinato, non so che cosa ci stanno dando, che gocce ci stanno dando. Loro dicono che gli devono dare perché è molto aggressivo. Mio figlio è stato sempre calmo, buono. Infatti la psicologa ha detto che, proprio la psicologa del carcere, ha detto che questo ragazzo non deve stare qua perché non è un ragazzo da stare in questo ambiente, perché lui non è stato mai in carcere, questa è la sua prima volta e mai sarà più, perché non è mai il tipo di fare queste cose, insomma. Insisto che devono darci la cartella all'avvocato perché non gli vogliono consegnare la cartella di mio figlio, perché voglio sapere che schifezze ci stanno dando a mio figlio, perché lui tentò il suicidio perché aveva avuto la notizia che lo veniva a prendere a giorni, che lo venivano a prendere. Lui per tantissimo tempo non ha dormito di questa cosa, ma anche prima, nel percorso di tutti questi anni, non ha dormito mai. Infatti tutte le sere mi svegliavo, lo trovavo in cucina, perché l'aveva proprio traumatizzato questa cosa. Lui non voleva vivere più. Infatti l'ho preso per il barcone, l'ho preso per i piedi. Mio figlio stava proprio... Sono venuto a prenderlo il 1° settembre, sono venuto a prenderlo. Però talmente che è rimasto scioccato che lui non disse proprio una parola. Piangeva soltanto, ma non parlava. Hanno detto che là lui non parla, lui si è chiuso, non parla con nessuno. È una persona del genere che si trova rinchiusa all'interno di 4 mura. Io penso che possa solo peggiorare la situazione. Mio figlio ha avuto il Covid verso il 15 marzo e si è negativizzato verso il 16 aprile. Devono farci il vaccino. L'educatore insiste a dire che no, deve avere la volontà di vostro figlio
ma se mio figlio non capisce, io come genitore ho il consenso di dare, insomma, dare l'ok di fare il vaccino, perché se stava a casa a settembre, ottobre glielo facevo fare io, a settembre se l'hanno venuto a prendere. Il giudice doveva tenere conto del percorso di questo ragazzo, se in questi 13 anni lui avrebbe fatto qualcosa di male. Invece è stato un ragazzo di casa e lavoro, la ragazza, ragazzo molto tranquillo, e lo possono dire anche i vicini di casa. Noi abbiamo fatto 5 denunce, non abbiamo avuto nessuna risposta ancora, e dicono che devono aspettare il magistrato, il giudice decidere. Quando si decidono? Noi non contestiamo la pena data dal giudice, noi chiediamo semplicemente che mio fratello tutto quello che deve scontare lo sconti a casa, e che, visto che è una persona molto fragile, il carcere gli può fare solo male, quindi a casa insieme alla sua famiglia almeno sta con noi e sta molto molto meglio.